Adesso passiamo ad un'altra argomentazione fallace, quella del pendio scivoloso, detto anche di brutta china, o del terreno sdrucciolevole, o del piano inclinato. Queste sono la stessa cosa, sono una specie di minaccia verso la persona che sostiene quella tesi, o verso le persone che ascoltano, che poi devono decidere a chi dare ragione. Sostanzialmente si dice alla gente che se ci crede o non crede a una determinata cosa, ci sono delle conseguenze spiacevoli. Anche in questo caso, per un uso retorico, si fanno notare conseguenze spiacevoli sulla base di cosa l'interlocutore o l'uditorio ritiene spiacevole. Esse consistono nel dire cose di questo tipo: la tesi A è falsa, altrimenti dobbiamo credere in B. Cioè, A implica B, ma se B non ci piace, allora anche A è sbagliata. Oppure al contrario, A deve essere vera, altrimenti B è falsa. Cioè, se ci piace B, e quindi se A implica B, allora A deve essere vera. Contro di voi vengono dette cose di questo tipo. O perlomeno, chi vi ascolta le dice a se stesso. Se è vero quello che dite, allora non dovremmo nemmeno bere acqua e respirare aria. Se X è falsa, allora non dovremmo credere a nulla. Se X è sbagliata o falsa, allora dovremmo rinunciare a quello che ci piace e a quello che ci fa comodo. Se avete ragione voi, allora dovremmo ammettere che il mondo sta per finire. Se avete ragione voi, allora dovremmo cadere nel panico. Oppure, vi sarà capitato sicuramente di sentirmi dire: se Dio esiste, disse anche Babbo Natale. Ma anche voi ne fate uso. Ad esempio, questa tesi è sbagliata perché altrimenti cadremmo nel sincretismo. Come vi dicevo prima, molto spesso le argomentazioni ad hominem si possono sovrapporre a argomentazioni del piano inclinato. Ad esempio, no? Questa tesi è sbagliata, altrimenti diamo ragione al Concilio Vaticano II, al comunismo, a Darwin, alla New Age, alla massoneria, alle lobby gay o altri gruppi, oppure faremmo interessi alle multinazionali, oppure Dio non esisterebbe, eccetera. Oppure quando dite che l'immigrazione è sbagliata perché altrimenti verrebbe distrutta la nazione, l'interculturalità sarebbe anche quella sbagliata perché altrimenti attueremmo il piano Carnegie, come diamine si chiama, non me lo ricordo, di cui parleremo nel video sull'uomo di paglia.